Buongiorno, sono Marco Zanutini, sono il fondatore di Techstar, un'azienda udinese che si occupa di metaverso. Il metaverso è qualcosa di cui abbiamo cominciato a sentir parlare da molto poco, esattamente dallo scorso anno, e credo che possa essere interessante per tutti capire esattamente di cosa stiamo parlando. Intanto, per cominciare, il metaverso è un concetto che non è nuovissimo. Esiste, è stato creato in un libro di fantascienza negli anni 90. Racconta di un universo parallelo, un universo virtuale parallelo a quello reale. E il vero momento importante del metaverso è avvenuto lo scorso anno, a novembre, quando Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ha dichiarato, ha annunciato al mondo che l'evoluzione della sua azienda, dei suoi prodotti, andrà nella direzione del metaverso. Questo ha creato grande interesse a tutti, agli utilizzatori di Facebook, agli utilizzatori di Instagram, ma a tutto il mondo delle aziende, a tutto il mondo degli utilizzatori dei social, di questo genere di strumenti. Zuckerberg ha spiegato in modo molto chiaro che cos'è il metaverso. Noi oggi siamo abituati a utilizzare internet a due dimensioni, no? Uno schermo, noi siamo abituati a navigare contenuti. Ecco, il metaverso è l'evoluzione di internet, è l'internet a tre dimensioni, dove io non navigo contenuti, non visualizzo contenuti, ma ci sono all'interno. Ci sono all'interno come? Utilizzando le tecnologie di realtà virtuale. Un'altra cosa interessante è che le tecnologie di realtà virtuale esistono da tanti anni, nei videogiochi, esistono in alcune soluzioni un po' particolari, magari di nicchia, ma di realtà virtuale se ne parla da anni e anni. Ecco, che cos'è in più il metaverso? Il metaverso è un passo avanti rispetto alla realtà virtuale, qualcosa di molto più evoluto della realtà virtuale. Il metaverso utilizza la realtà virtuale, ma sostanzialmente porta alcuni concetti nuovi. Vediamo quali sono. Come entro nel metaverso? Entro attraverso una copia digitale di me stesso, che si chiama avatar, ed è il primo concetto interessante. Il secondo è che il metaverso è un luogo che esiste indipendentemente dalla nostra presenza. Quindi, se noi entriamo in una stanza nel metaverso ed usciamo, quella stanza esiste, anche se io non ci sono all'interno. In più, nel metaverso esistono gli spazi, le dimensioni. Se io nel metaverso faccio due passi, ecco, questi due passi sono i due metri che farei nel mondo fisico. Queste sono le cose fondamentali. Allora, come si entra nel metaverso? Nel metaverso si entra utilizzando tecnologie semplicissime, un browser, un PC, un browser, un tablet, oppure un visore immersivo. Ecco, l'esperienza più interessante del metaverso è l'utilizzo di un visore immersivo, dove io poi all'interno mi trovo circondato dal mondo virtuale del metaverso. L'altra cosa, l'abbiamo già detto prima, interessante è l'avatar. Ecco, io nel metaverso entro attraverso una copia digitale di me stesso, l'avatar, che posso costruire, disegnare come meglio mi piace. Questo è un concetto molto bello, perché io nel metaverso posso essere uguale a me stesso, come sono nel mondo fisico, oppure completamente diverso. Posso essere vestito come mi vesto nel mondo reale, oppure posso essere vestito in modo completamente diverso. Ecco, pensate a tutte le possibili evoluzioni di questo concetto. L'altra cosa importante è che, quindi, il metaverso è un luogo dove ci si può incontrare attraverso la copia digitale di noi stessi, attraverso l'avatar. Il metaverso è un incredibile, potentissimo luogo di incontro, nuovo, diverso dal mondo fisico. E quindi immaginiamo, ad esempio, l'evoluzione dei social nei prossimi anni, evoluzione nel metaverso. Io non navigo più pagine, non visualizzo più messaggi, foto, ma incontro i miei amici nel metaverso. Li vedo il loro avatar, ci parlo, mi avvicino, mi allontano, mi sposto. Queste sono cose comunque molto, molto interessanti. Cosa si può fare nel metaverso oltre che incontrarci? Una delle cose su cui noi puntiamo più di tutto è fare business, fare impresa, portare le imprese nel metaverso, portare le aziende nel metaverso e sfruttare le caratteristiche, diciamo, di interazione, di incontro del metaverso per incontrare clienti, per incontrare i propri collaboratori. Pensiamo quindi al metaverso
come uno strumento completamente innovativo per costruire dei meta negozi, dei meta showroom. Incontrarsi in un negozio nel metaverso sarà un'esperienza molto interessante. Vedere i prodotti che il negozio nel metaverso espone come prodotti virtuali sarà un'esperienza molto più evoluta, molto più interessante di comprare su un sito di e-commerce che comunque ha due dimensioni, vedo solo foto. Ecco, nel metaverso, in un negozio del metaverso, ci posso entrare, posso interagire, toccare i prodotti, vederli e poi decidere di comprarli. Una cosa importantissima, a mio parere, è che il metaverso porterà nuove professionalità. Come tutte le evoluzioni, le importanti evoluzioni tecnologiche, anche il metaverso porterà nuove professionalità, nuove esperienze di lavoro. E qui noi vogliamo sottolineare, lo stiamo già facendo perché stiamo già formando, cercando, assumendo persone di questo tipo, ma il metaverso è un mondo nuovo, sconfinato, da arredare, da costruire, da riempire. Ecco, le professionalità del futuro del metaverso saranno di tutti quelli che avranno le capacità per fare questo tipo di lavoro. Quindi il meta designer, il meta architetto, il meta ingegnere, le persone che saranno in grado di arricchire, di popolare questo nuovo mondo. La tecnologia ovviamente è una parte importante, ma nel metaverso non è solo tecnologia. Pensate al meta designer, ad arredare un negozio nel metaverso, ad arredare uno showroom, ad arredare una casa, un'abitazione nel metaverso. Ecco. Queste sono le cose veramente molto importanti e per concludere siamo molto convinti che una grande evoluzione del metaverso sarà anche la formazione, cioè insegnare nel metaverso, fare scuola, fare formazione nel metaverso. Siamo stati purtroppo abituati a fare la didattica a distanza. Pensate, incontrarsi e studiare, imparare nel metaverso. Sarà un'esperienza veramente molto coinvolgente e innovativa. La cosa importante è che il metaverso è appena iniziato, l'esperienza di tutti noi nel metaverso è appena iniziata. I costruttori del metaverso sarete voi, siete voi, quindi mi raccomando, concentratevi su costruire la vostra professionalità, la vostra competenza, perché il metaverso vi sta aspettando. Ci sono tantissime opportunità per tutti voi nel metaverso. A questo punto studiate, sognate, immaginate, perché i costruttori del metaverso siete voi.